quanto turisti vediamo nel territorio. Quindi Ravello parte da una posizione privilegiata ed era negli anni scorsi era alla portata di mano il raggiungimento dei 10 mesi di attività. Ahimè, negli ultimi anni sono successe tante cose nel mondo e quindi questa crisi economica ha avuto i suoi effetti anche su questa tendenza che ci portava a raggiungere la programmazione turistica sui 10 mesi. In questo momento sicuramente il nostro primo obiettivo è quello di rafforzare il lavoro sui 7 mesi, che senz'altro è un traguardo di tutto rispetto che dobbiamo senz'altro porci, e poi andare verso un aumento della stagione turistica perché è alla portata di mano, in quanto novembre, dicembre e marzo possiamo senz'altro riempirli con l'offerta congressuale che a Ravello ha un appeal importante. Abbiamo le strutture, abbiamo l'auditorium che ci permette di fare sia eventi culturali che attività di meeting e congressuale nei periodi invernali e quindi di bassa stagione. Abbiamo un territorio che risponde, abbiamo le imprese che si sono costituite in consorzio proprio per far sì di poter dare una risposta a questa esigenza. Quindi dobbiamo lavorare su questa strada e lo stiamo facendo tutti in piena sinergia. La squadra funziona, solo con il lavoro di squadra si possono Certo. raggiungere dei risultati e sembra che, nonostante qualche piccola sbavatura, in ogni caso si vada avanti nel migliore dei modi. Beh, un segnale sicuramente positivo questo anche della cosiddetta squadra, della rete tra operatori e istituzioni che è fondamentale, quindi tra pubblico e privato. Abbiamo detto dei consorzi, ce n'è uno che vogliamo raccontarvi, è il consorzio Ravello Sens, che nasce con io dico delle ambizioni importanti. È una società che si propone di sviluppare e rafforzare la domanda turistica favorendo lo sviluppo integrato. Andati a capirne di più, andiamo a vedere insieme questo contributo, poi ritorniamo, ne parliamo proprio con il presidente, anche a proposito delle varie tematiche che anche il sindaco ha messo in campo. Da sempre la costiera amalfitana è meta di turisti che vengono da tutto il mondo per ammirarne le straordinarie ed uniche bellezze, sedi di importanti insediamenti turistici. Considerata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la costiera racchiude i comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Traiano, Ravello, Tramonti e Vietri sul Mare, luoghi incantevoli nella baia della Campania Felix, ognuno con le proprie caratteristiche, ma tutti accomunati da una suggestiva bellezza. I turisti provenienti dal mare sbarcano al vicino porto di Salerno e subito possono ammirarne il panorama. I numerosi traghetti che collegano Salerno ai comuni della costiera amalfitana consentono di raggiungere facilmente le più belle località costiere, regalando ai turisti scenari unici al mondo, osservando i paesini a strapiombo sul mare cristallino, famosi per la loro tranquillità e per un'offerta potenzialmente molto diversificata, che spazia dalle escursioni in montagna all'agriturismo, alla possibilità di visitare riserve naturalistiche. La varietà delle opzioni concentrate in uno spazio tanto piccolo contribuisce senz'altro a rendere la costiera amalfitana una delle regioni turistiche di maggior rilievo a livello europeo. Tra questi, in bilico tra cielo e mare, edificata su un alto sperone nei Monti Lattari, a strapiombo sul mare aperto della costa d'Amalfi, sorge Rebellum, l'odierna Ravello, già fiorente nella tarda antichità. In questo contesto nasce il consorzio Ravello Sens, che pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo della domanda turistica in Italia e all'estero, al fine di incrementare i flussi turistici e favorire uno sviluppo turistico integrato e sostenibile dell'area territoriale di riferimento, mediante il coordinamento di tutte quelle iniziative idonee e utili ai soci consorziati, nonché alle comunità locali, in collaborazione con enti locali, altri enti pubblici e privati, fondazioni, enti commerciali e non commerciali, organizzazioni sindacali, al fine di migliorare i processi organizzativi delle aziende consorziate per favorire l'incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta produttiva e distributiva.
offrire servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati, e promuovere ed organizzare servizi turistici e di informazione e accoglienza turistica direttamente in concorso con le amministrazioni competenti. Il tutto al fine di valorizzare al meglio Ravello, una delle perle della costiera amalfitana. Dunque, a proposito di destagionalizzazione, questo potrebbe essere un buon punto di partenza, io dicevo, un po' di respiro per gli operatori. Presidente Villemier, lei svolge questa doppia funzione, diciamo, anche di coordinamento degli operatori e allo stesso tempo un operatore turistico del territorio. Cosa manca? Il sindaco parlava di un lavoro che viene adesso in questo momento fatto, quello di ambire ai 7 mesi. Probabilmente già ci siamo. Cosa manca però ancora? Qual è l'elemento fondamentale perché possa effettivamente poi ampliarsi il discorso dell'offerta turistica? Manca, io devo dire, il consorzio che è stato costituito nel 2008 in un momento sicuramente difficile. Venivamo anche da 2 annualità veramente straordinarie, quale il 2006 e il 2007, e nel 2008 c'è stato un calo di presenza addirittura del 50%. Si è sentita l'esigenza, ma anche perché si intravedevano le prospettive di un mercato che stava completamente cambiando, molto vocato sulla prenotazione web, quindi e anche chiaramente su tutti i social network, che in questo momento sono quelli che condizionano in maniera diretta sul mercato. Quindi sparendo o comunque diminuendo in maniera notevolissima il contatto con i tour operator, era fondamentale che effettivamente un luogo come Ravello qualificasse ancora più l'offerta, quando in realtà la tendenza era quella invece di diminuire i costi di vendita per essere attrattivi. Il consorzio si è costituito con l'idea di fare gruppo e qualificare l'offerta attraverso un percorso formativo. È una cosa sicuramente difficile e devo dire che è stata straordinaria, perché il Consorzio Ravello Senso è stato il primo a costituirsi in Costiera Amalfitana, ma ha fatto un po' da esempio alle altre località della costiera. Infatti dopo il nostro si è costituito a Positano, ad Amalfi, e chiaramente comunicando e dialogando l'idea era quella di fare un unico consorzio per potersi presentare ed essere sicuramente più attrattivi dal punto di vista promozionale. In un contesto, così come ho detto prima, in cui gli enti effettivamente venivano meno per i tagli che c'erano stati sulle promozioni. L'idea ed è andata avanti anche in corsi di formazione in cui si qualificavano anche le maestranze. Abbiamo delle maestranze eccezionali all'interno dei nostri alberghi. Voglio ricordare che Ravello si distingue rispetto ad altri posti perché c'è una grandissima concentrazione di alberghi di eccellenza. Su 18 alberghi abbiamo 5 alberghi 5 stelle lusso, e anche queste stesse maestranze facevano da maestri in maniera gratuita a tutti quelli che effettivamente volevano lavorare in questo contesto. Chiaramente l'idea era quella di andare a fare una promozione collettiva, chiaramente anche comunicando con le amministrazioni. Devo dire sì. Che forse certamente tante volte sì. È una pecca del nostro mezzogiorno, sì, delle fatto, nostre zone. Ripeto, culturale. Fatto culturale perché ci si aggrega dei momenti sicuramente di difficoltà, poi la tendenza tipica del sud in quel cammino di essere sicuramente individualisti, senza capire che in realtà oggi come oggi il nostro concorrente non è la persona o l'attività che abbiamo di fronte, ma quello che abbiamo dall'altra parte del mondo. Stiamo continuando, devo dire, il consorzio Ravello Sense continua, si sta un attimo rivedendo perché è nato all'interno delle attività alberghiere e ci siamo allargati con tutti quelli che avevano a che fare con il turista per passare questo messaggio: facciamo tutti parte dello stesso albero rivolto al turista, quindi una qualunque tipo di esperienza negativa al di fuori delle nostre strutture alberghiere, devo dire, vanificava tutta una serie di sicuramente di lavori, ed è quello che in realtà adesso con i commenti diretti dei clienti non ci possiamo più permettere. Continuiamo ad andare avanti, devo dire, ci vuole grande forza e costanza, ma essendo un fatto culturale piano piano ci arriveremo ad avere grossi risultati. L'idea è quella in qualche maniera di costituirci come un unico
consorzio intercostiere. Abbiamo già tentato. Che la cultura sta crescendo in questa direzione. Sta si crescendo. Fanno dei piccoli passi, io dico piccoli passi, ma devo dire, se fossimo stati anche agevolati, perché il consorzio si era costituito anche sulla base, nel momento in cui erano stati fatti i contratti di programma dalla Regione Campania, che sono stati poi successivamente bloccati, se avessimo avuto un minimo di linfa vitale nei momenti giusti, il consorzio si sarebbe sicuramente ingrandito. Anche gli imprenditori, specialmente i piccoli, hanno bisogno di piccoli segnali concreti, reali. Quindi non soltanto la formazione, non soltanto la promozione, ma i piccoli sono abituati ad avere immediatamente un ritorno economico per fare in modo che effettivamente tutto questo abbia un suo prosieguo. Ma ci mettiamo tutta, ce la stiamo mettendo tutta e siamo sicuri che effettivamente anche con il tempo si possa fare un grande lavoro in sinergia, chiaramente anche con la Fondazione e con il Comune. Intanto mentre lei parlava c'era un vocio, a proposito dei turisti che arrivano ad aprile, ne abbiamo una dimostrazione lampante di stranieri soprattutto e ovviamente che visitano le nostre bellezze. Questo non può che farci piacere anche in una giornata infrasettimanale di aprile, quindi non quel caldo e questo ci invoglia, segretario Amalfitano, anche a questo discorso della destagionalizzazione, perché siamo pronti probabilmente ad un'apertura anche culturale in questa direzione. Sì, anche qui ritornando. E non solo a Ravello, no. Perché lei lo diceva. No, qui ritornando al contenitore che ci ospita a Villa Rufolo, se vediamo i grafici delle presenze dal 2007 ad oggi, notiamo una cosa molto bella e della quale meniamo vanto e orgoglio. Le presenze sono costantemente aumentate. Soprattutto nel periodo cosiddetto di bassa stagione. Questo proprio a dimostrazione con i numeri, e i numeri sono inequivocabili e non sono discutibili, a dimostrare che il territorio ha tutte le potenzialità per crescere e crescere tutti quanti insieme, perché poi a Ravello il pubblico in più, i fruitori in più, i turisti in più non sono arrivati da una mongolfiera che ce li ha calati dall'alto, da qualche parte dei dintorni arrivano e quindi se ne avvantaggia l'intero indotto e l'intero territorio. Ecco, destagionalizzare significa però anche creare attrattive. Io questo lo chiedo ad un esperto di eventi, ovviamente al direttore del Ravello Festival, per un discorso più ampio, perché è vero che è un problema culturale di apertura, di cultura dell'accoglienza, anche in periodi che potrebbero apparire quelli di bassa stagione, ma che con l'avallo e quindi con l'inserimento di eventi che possano spingere anche il turista, non soltanto straniero ma nostrano, italiano, ad arrivare con una motivazione anche più precisa, può dare uno spiraglio maggiore. In particolare potremmo sfruttare maggiormente il periodo natalizio, perché no? Abbiamo Salerno, la città di Salerno, che con Luci d'Artista catapulta qui anche navi da crociera, sentivamo insomma anche qualche anno fa. Perché non creare un'attrattiva di questo tipo anche in Costiera Amalfitana, visto che il clima ce lo consente? Abbiamo visto come anche dal punto di vista meteorologico nel periodo natalizio qui non siamo col freddo, insomma la gente può uscire e visitare soprattutto. Devo dire che la Fondazione Ravello si sta muovendo in tal senso, questo per molto tempo è stato impossibile farlo per quanto riguarda Ravello in particolare, perché per le condizioni climatiche era ovvio restringere la proposta di eventi culturali soltanto al periodo estivo, non avendo dei contenitori al chiuso che fossero altrettanto di classe quanto è di classe Villa Rufolo. Poi invece, avendo dal 2010, diciamo al 2011, in piena attività l'Auditorium Oscar Niemeyer, che è un posto oltre che molto funzionale sotto il profilo acustico e dell'accoglienza anche molto bello, è chiaro che a quel punto si è potuto immaginare un progetto che andasse in questa direzione di destagionalizzazione. Già nel 2012 e 2013 sono stati credo una cinquantina gli eventi proposti
in auditorio Niemeyer, anche in questo 2014 ci stiamo lavorando, per non parlare appunto degli altri progetti che non siano strettamente legati all'auditorium, come per esempio questo delle proiezioni mappate. È ovvio che non si possa estremizzare il discorso in nessuna delle due direzioni, ovvero non si può immaginare l'evento culturale semplicemente come un optional, un qualcosa che accompagni il soggetto.